Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente il nuovo ospite sul mio canale. Ciao a tutti. Jacopo Rocchetti, chiamato Rocky. Rocky. Come va? Tutto a posto? Tutto bene, dai. Per me è un onore essere sul canale di Gaggi, perché l'ho detto più volte. Sì, perché io ho iniziato a allenarmi guardandoti Italia's Got Talent, quindi... Quindi dal 2015. Io ho scoperto la parola calisthenics nel 2015 dopo la tua performance a Italia's Got Talent. Grande, mi fa piacere. Quindi è un onore per me essere qui. Ma per me è un onore. Ho visto anche il tuo percorso di crescita. Sì. Cioè, hai raggiunto tantissimi traguardi. Ti ho visto la Strength War. Sì. Ti ho visto la gara Endurance. Sì, l'Endurance Cup. Infatti io non capisco, come ti definisci? Un atleta di street lifting o di endurance, perché sei fortissimo in tutto? Ok, allora a me non piace definirmi come un atleta di street lifting, ma come un atleta di calisthenics in generale. Nel mio percorso ho allenato praticamente tutto, sia skills, con scarsi risultati all'inizio, un po' per magari mia ignoranza nel mondo. 2015, sì, 2015, 2017, 2018. Sì. Un po' magari per un po' di ignoranza, un po' per poca predisposizione, ho fatto gare di street lifting, ho fatto gare di endurance, e il fatto di allenare sia la forza massimale che la resistenza mi porta a performare al meglio sulle gare di max rep zavorrato. Quindi magari trazioni con 30 kg, max dips con 50. Nel 2020 ho vinto una finale Barningate di appunto max rep zavorrati, quest'anno ho vinto la King of Rep della Vulcano Fitness. Insomma, io mi definisco un atleta un po' a 360 gradi sul calisthenics. Quanto sei alto? Io sono alto 1,75 m, sarebbe 1,75 m, dico 1,80. Okay. Ho le scarpe adesso, comunque io sono 78, sì, siamo più o meno lì comunque. Sì. E pesi attualmente 80? Attualmente peso 80 kg perché sto preparando una gara anche di bodybuilding, di Man Physique in particolare. Ho deciso di buttarmi anche su questo. E il peso varia nei periodi dell'anno. Il peso più alto mi ha raggiunto 85 kg in massa quest'anno, adesso sono 80 kg però. Il Man Physique non me ne intendo molto, però conoscendo Dennis Callare, immagino sai chi è, sta facendo infatti anche dovrei lui gareggiarci contro a ottobre, sì. Io una volta gli ho chiesto, ma chi sono quelli più forti in Man Physique, non so, e tra pochi che mi ha detto mi ha citato il tuo nome. Ah, dai. Lo conosco, cavolo. Mi fa piacere. Detto, cavolo, lo ritieni anche un competitor, cioè non pensavo che eri a livelli quelli alti. Mi fa piacere, quindi... sì. Dai, vediamo. Sei tra i competitor di Dennis Callare. Esatto, speriamo di far bene allora. Dai, bravo comunque. Oggi voglio comunque testarti. Sì. Facendoti ritornare alle vecchie origini, sulle vecchie skills. Sì. Voglio vedere come sei messo in spinta, in tirata, sulle robe specifiche, sia braccia tese che a braccia piegate. Perfetto. Sì, fa vedere il braccio intanto, quanto hai di braccio? 41-42 più o meno, dipende. Poi 41, se sai posare, se schiacci il braccio sul dorsale allora esce più grosso. Facciamo una posata veloce, così. Diteci sotto nei commenti, raga, come siamo messi coi bracci. Dai, non male. Ma ti sei messo il coso? No, sono ancora abbronzato. Devo fare le lampade per salire sul palco, però il colore non c'è. Dai, va bene, inizia a scaldarti intanto e tra poco partiamo. Intanto intro. Eccoci qui, Rocky. Allora, io a freddo ormai, te ti sei scaldato tutto sto tempo. Ti faccio una piccola dimostrazione. Ah, i planche. Magari inizio, sì, faccio una full diretta. Qua, vediamo se si vede. Sì. Vedi tu come vuoi partire, sì. O dalla tuca alla full oppure con lo slancio. Okay. Io a volte parto così. O scegli tu la propedeutica. Sì. Sì. Okay, dai. Straddle. Allora, second straddle, secondo me. Straddle qualche secondo dovrei averlo. Okay, no, la full sono purtroppo non sono proprio mai riuscito a farla. Ok. Vai. Dai. Okay. Cosa ho fatto? Non so neanche io. Dai, due secondi c'erano comunque, non era dai. Male. Provo da slancio, se no adesso. Sì, sì, dici? Come vuoi. Dai, tienilo. Ok. 80 kg di straddle plank, ragazzi. Perdonatemi per la forma. No, non era male comunque la forma.
Dai. Fammi vedere, avevi detto che riuscivi a fare anche il TED, se non sbaglio. No. Il TED, quando lo allenavo, mi veniva abbastanza. Proviamo. Vai, provalo. Sarà tipo 3-4 anni che non lo provo, sì. Metto già le mani avanti. Lo vediamo. Se vuoi ti faccio una prova di esecuzione. Uso questo lato perché sono esatto. Esce il destro, esce più grosso. Infatti c'è il TED si viene anche definito come impossible dip, esatto, giusto? Esatto. Quindi non è facile. Prendiamolo possible. Da qui. Sì, dai, più o meno. Dai. Vediamo se mi farlo col rimbalzino sotto, okay, come ho fatto io, o col fermo partendo dal allora, basso, che è più difficile. Sì, ti dico col fermo, non lo so. Proviamo da sopra. Un rimbalzino, dai. Vediamo se il tricipite mi aiuta. Sì? Bello! dai, i tricipiti ce li hai. E tra l'altro anche i polsi lavorano, devi fare questo gesto forte sì, col polso. Dai, il tricipite. Il raise up. Non mi ha tradito, dai. Madonna, che cazzo è sta roba? Il tricipite spinge. Bello. Sì. A scapito del bicipite che non c'è, il tricipite infatti, c'è sempre stato. Ma scusa, fai endurance e devi riposarti? Ti manca resistenza? Cioè endurance sulle trazioni, non sulle skills. Ma cambia tanto, senti tanto endurance sulle skills? Anche nelle singole esecuzioni? Più che altro nell'endurance si vanno a fare, cioè, esercizi molto molto più semplici. Sì, sì. Quindi, cioè, questo lo sento quasi come uno sforzo massimale più che, uh-huh, che di endurance. E per la verticale io ho sempre riscontrato che sotto fatica tendo a perdere l'equilibrio prima. È un... Ah, ok, ok. Sì. Allora, Rocky, passiamo adesso alla parte dinamica. Come sei messo con la verticale? Ecco, di slancio non sono mai riuscito a farlo. Niente. Ok. Nel stand push up full run vogliamo, dai. Sì. No, non c'è mai. 90 degree, dai. Cosa c'è fatto? Almeno la negativa è uscita. Ti faccio vedere un'esecuzione della verticale così. Vabbè, da qua se cadi devi essere pronto a reattivo con certo, le spalle, cioè ti vedo molto bloccato comunque sì, sulla parte certo, però sì, vabbè sì, col sì, tempo ci arrivi, dai, ci si può, ci si può lavorare. Ciao, passiamo alla tirata, come siamo messi qua? Allora, sul front e sulla tirata in generale mi sono sempre trovato meglio sulle skills. Il front è l'unica skills che ancora alleno come complementare, cioè proprio faccio un paio di esercizi a settimana, però di questo vado abbastanza tranquillo. Qualche pullata vuoi fare? E poi iniziamo dall'isometria, così almeno quella, okay, quella la porta a casa, poi proviamo le pullate. Isometria, sì, dai. Ne abbiamo. Oh, non mi brucio perché adesso voglio provare a pullare. Vai. Boom. Basta, finito l'energia. Okay. Si sente tanto la differenza. Vai Rocky, vado, facci un bello up. Vediamo. Bello, lento controllato. Un altro. Ok. Cioè tu non hai proprio questo problema di sblocco scapolare. Non sono mai stato fortissimo a sbloccare, però riesco comunque a grindarlo abbastanza. Sì, sì, si vede però... proprio. Lo vediamo, tiri come se fosse una trazione sì, a due mani. Sì, esatto. Bello. Ok. Dai, diciamo basta, che... diciamo che le skills non ti mancano comunque. A parte qualcuno di spinta, sì, oppure quelli in corpo orizzontale, vedo che sei un po' carente in sì, quello. Sì, sì. Però sì, è lì questione di allenamento. Esatto, com'è che... Se posso chiedere una valutazione all'esperto, sì, com'è che... Cosa ne pensi in generale? No, vabbè, sulla spinta c'è da lavorare, ti dico, a braccia tese, ti manca chiaro, proprio la parte specifica di del tuo anteriore, così, sì, certo. Nel front, ok, non ti manca perché grazie ai muscle up, trazioni che hai, l'hypertransfer penso che una certo, quindicina di secondi lo fa. Sì, più o meno 10-15 dovrei riuscire a tenerli. Sì. Per il resto, sì, quello che ti manca è proprio la parte tecnica della verticale e la parte della planche, che insieme sono molto fratelli, perché okay, con la verticale puoi pressare certo, e fare tanti gesti specifici. Sì.
Poi a parte quello, il TED mi ha impressionato, molto bello. No, mi piace perché è tipo estetico e anche funzionale, quello che è il mio sempre l'ideale del vedere okay. un atleta. Tipo non vedi uno solo grosso e basta, ma certo. vedi anche che è forte, certo. esprime proprio la forza. Sì, sì, è un po' quello che voglio trasmettere anch'io con il mio essere atleta. Non mi piace definirmi appartenente o al calisthenics zavorrato o all'endurance o al bodybuilding, mi piace anche l'idea di andare sul palco con un sì. fisico costruito col corpo libero. Gaggino lo approva, dai. 6.5, 7, com'è? Da 1 a 10, vabbè, calcolando un po' il livello capisco che sì. fai anche, arrivi da un altro sport. Certo. Sì, facciamo un 6.5, dai, 6.5, 7. Stimolo a migliorare. La base l'abbiamo superata, certo, manca certo. solo robe e dettagli specifici. Dai, va bene, ti ringrazio intanto. Grazie. Magari nel prossimo volevo testare questo polso qua, dato che sei forte nelle transizioni, volevo vedere come lavora questo polsino. Vediamo, io sono curioso di avere un parere anche su questo. Va bene. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto come sempre un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguitelo anche su YouTube che anche lui fa tanti sì. video tecnici, sì. non so se fa anche intrattenitivi. Ho iniziato da quest'anno, la mia è più una via di mezzo, sia contenuto tecnico che anche intrattenimento, oltre a tutto il portarvi nelle mie competizioni, quindi dai, un po' il raccontarmi a 360 gradi. Stai facendo un po' il mio percorso da YouTube quando ho iniziato anch'io su sta parte, quindi mi fa molto piacere. Ci proviamo, dai. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille, e Gaggi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.